Il Comune aderisce a questo sciopero per segnalare due emergenze, una che riguardano i comuni, riguarda la città di Napoli, il rischio che i tagli del governo possano avere ripercussione sulle fasce più deboli della società e della città di Napoli, mettendo a rischio alcuni servizi essenziali, dai servizi sociali al trasporto pubblico locale. In secondo luogo è una presenza che vuole dire un no all'attacco del governo ai diritti dei lavoratori, che viene messo seriamente in discussione da questa manovra del governo, che è una manovra che comunque ancora una volta segnata dalla iniquità e dall'ingiustizia, senza il coraggio di andare a intaccare invece i grandi patrimoni che sono quelli che negli anni della crisi si sono ingrossati, hanno arricchito le proprie aziende, le proprie ricchezze personali, ed oggi invece sarebbe il momento di far pagare chi non ha mai pagato una crisi in un momento così difficile, e anche per dire che Napoli e il Mezzogiorno sono preoccupati che con questa manovra ci possa essere un allontanamento anche dal resto del paese, e l'unità nazionale potrebbe essere seriamente messa in discussione.